Vorrei parlare del perché ho abbandonato questo gioco. Diglielo. Vorrei dirlo a tutti quanti. Io mi stavo ammalando, ero in un posto incontaminato, impunito da Dio, ma c'erano dei confini, mi sentivo in una bara. Non stavo bene, ero curioso, volevo ricercare qualcosa, mi sentivo chiuso in una prigione e non riuscivo più a sostenere questo disturbo mentale. E quindi mi sfogavo, con rabbia, con dolore, ero torturato, è uscito il peggio di me. Per di più c'erano degli animali fastidiosissimi, grossi quasi quanto me, armati di videocamera, che mi torturavano notte e giorno, come le mosche torturano le vacche. Ma io non sono una vacca e non morirò con le mosche addosso a torturarmi. Senti, e poi, Pietro. Gli ultimi giorni... Aspetta, voglio finire. Sì. Gli ultimi giorni in solitudine, l'ultimo giorno, sentì una voce, guardando il sole. Questa voce mi disse: bevi la luce, bevi la luce, Pietro, fuggi. E io sono fuggito. Il giorno stesso, dato che avevo un foglio, ho scritto su quel foglio un aforisma, che per me è molto importante, che fa: la vita è un film, Dio è il regista. Però penso che in Occidente, più che Dio, il regista sia il diavolo.